Ciao, io sono Loris Di Pasquale, sono un regista, attore, sceneggiatore e lavoro molto nell'indipendente e sto portando avanti questi due progetti che sono cortometraggio sugli abusi in divisa che si chiama Alexia e che racconta la storia di una ragazza che è stata uccisa in una caserma e ispirato ad una storia vera, quella del maresciallo Gatto di Parabiaco. E per produrre questo cortometraggio abbiamo scritto lo spettacolo Mi hanno ammastato, che tratta lo stesso argomento ma in modo molto cronistico e racconta tre tra le più famose morti di Stato, che sono quelle di Pinelli, quelle di Aldrovandi e di Carlo Giuliani, e analizza in modo grottesco le versioni ufficiali della polizia, quindi risulta anche molto appetibile per la gente senza creargli uno shock. Io invece sono Alessia Bellotto, sono originaria di Padova e diciamo il mio percorso è stato più accademico, perché ho studiato a Torino, poi mi sono trasferita a Roma, sono principalmente un'attrice. E poi negli ultimi 3-4 anni abbiamo iniziato insieme a collaborare, e 3-4 anni in realtà di più, 5-6, e abbiamo prodotto 6 anni fa un cortometraggio sull'eutanasia. Poi quest'anno abbiamo deciso di fondare una casa di produzione cinematografica per appunto anche produrre questo cortometraggio Alexia. Però diciamo che quello che ci piace alla nostra casa cinematografica, di produzione cinematografica, è che vogliamo affrontare solo tematiche che riguardino il sociale. Quindi è stato prodotto questo spettacolo, questa mise en espace per la raccolta fondi Alexia. Abbiamo prodotto un monologo teatrale sulla marijuana, si chiama Ragazze in Erba. Adesso insomma ci sono altri progetti sempre legati al sociale e il cortometraggio appunto Alexia, di cui questa mise in espace Mi hanno ammassato è per la raccolta fondi e stanno portando in giro per l'Italia. Poi diventerà uno spettacolo molto probabilmente l'anno prossimo. Se in un paese democratico muoiono 200 persone tenute in custodia cautelare, insomma, qualche domanda da cittadini, da gente che abita in un paese, uno se la deve fare, perché poi rimaniamo scioccati per Regeni o in Italia per Cucchi o Aldrovandi, ma sono veramente le punte di un iceberg rispetto al fatto di 200 persone morte essendo tenute in custodia cautelare. Qualunque cosa tu abbia fatto, cioè io devo entrare in una caserma, poi ci sarà un processo, poi vado in galera, ma non esiste che io per nessuna ragione esco orizzontale dalla caserma. E quindi secondo me c'è, noi guarda, quando lo facciamo e raccontiamo 200 persone dicono ma davvero? Perché poi uno pensa solo a Cucchi, Aldrovandi, Brianzino eccetera. Cazzo, 200 persone in un paese democratico vuol dire che tanto democratico non è. Cioè io non voglio l'Italia, per la storia che ha, paragonarla a paesi come il Sud America o Argentina o... Quando succede un qualche cosa nella società è una ferita per tutti gli esseri poi della stessa società, e se uno si volta sempre dall'altra parte a un certo punto diventa arido, e questa aridità poi porta a tutto quello che sta capitando. Se poi ci svegliamo una mattina e ci ficcano una bomba super, allora dopo non ci dobbiamo lamentare. Quindi abbiamo deciso di combattere, abbiamo pensato, ok, come combattiamo? Noi siamo artisti, possiamo combattere con l'arte, l'arte deve schierarsi, perché l'arte da quando è nata si è sempre schierata, e se non ti schieri l'hai tradita, e questa per dirti è una convinzione che portiamo avanti, senza mezzi termini. Sì, se ad esempio schierandosi né a destra né a sinistra, nel senso che è uno schieramento di diritti civili, perché viviamo in uno stato di diritto. Quando abbiamo fatto il cortometraggio sull'eutanasia, io trovo giusto che uno decida come vivere e come morire, non, al di là della politica, di quello che uno può credere in politica, eccetera. Sì.
Ma sicuramente il potere che ha il cinema non ce l'ha il teatro. Il cinema è molto mediatico. Il cinema può arrivare a milioni di persone nell'arco di pochissimo tempo e sicuramente è questa la forza del cinema oggi, come quella della televisione, come quella del web domani, anzi già è diventata una realtà molto forte. Quindi fermarsi, vedete, a uno spettacolo teatrale che può, purtroppo è molto, e soprattutto in Italia c'è molta ignoranza in teatro e poco pubblico che va a vederlo. Noi cercavamo un bacino molto ampio, comunque più ampio è il bacino e più la parola è forte.